Io invece ringrazio l'ingegner Consonni perché anche tu è stato un prezioso contributo. E adesso andiamo avanti, è la volta del dottor Guido Giovanni Zaccarelli, progettista antincendio e socio fondatore dello studio Zaccarelli a Milano, realtà questa affermata nel settore della prevenzione incendi e della prevenzione degli infortuni sul lavoro. Dal 98 lo studio Zaccarelli è membro della NFPA, l'organismo statunitense che presiede alla formulazione delle normative americane in materia di prevenzione incendi, e dal 2004 è associato all'AIAS, Associazione Italiana Addetti alla Sicurezza. Lascio la parola al dottor Zaccarelli. Grazie. Grazie a tutti. L'ingegner Consonni era preoccupato per la discesa del livello, adesso scendiamo ancora un po', quindi non è un problema. Allora, intanto mi presento un attimo, mi chiamo Zaccarelli, ho uno studio di prevenzione incendi, siamo una trentina di persone, lavoriamo su tutta Italia già da parecchi anni. Vi volevo parlare oggi di prevenzione incendi. Voi mi direte, ma insomma oggi era una giornata dedicata al rischio sismico, cosa c'entra la prevenzione incendi? Un po' è vero, ma in realtà ve ne parlo per due motivi, neanche per uno solo. Il primo motivo è che la prevenzione incendi negli ultimi anni sta diventando sempre più complicata. Era un mestiere piuttosto banale un po' di anni fa, oggigiorno con l'uscita di moltissime nuove normative, anche a livello internazionale sta diventando sempre molto più complicata, per cui il professionista antincendio deve essere un po' un tuttologo, cioè deve saperne tutto di tutto, il che ci espone alla critica frequente di non sapere niente di niente, però dobbiamo fare un po' di queste cose qua. Per cui un professionista antincendio deve saperne, per esempio, di comportamento al fuoco dei materiali, di reazione al fuoco, di resistenza al fuoco, di impianti elettrici, impianti antincendio, di gestione della sicurezza antincendio, quindi anche questioni organizzative, perfino di esodo e quindi in parte anche di psicologia delle folle, ma anche, udite udite, anche qualche cosina sul rischio sismico. Cosa che non, voi saprete benissimo, ma non tanti professionisti antincendio sanno. Esiste una linea guida che dopo vediamo per porsi il problema del rischio sismico anche da parte dei professionisti antincendio. Il secondo motivo è che da molti anni ho un pallino in testa sul fatto che il professionista antincendio dovrebbe fare bene il suo mestiere, non essere un semplice passacarte, cioè dovrebbe anche essere coinvolto nelle operazioni di cantiere. Adesso vedremo anche perché. Per cui fare questo discorso ad una platea di professionisti antincendio è inutile, perché mi direbbero che sono tutti d'accordo. Quindi io dico queste cose normalmente a chi di solito professionista antincendio non è, cerco di usarvi per disseminare in giro un po' di queste mie idee. L'ho fatto di recente agli architetti a Torino quando si parlava di efficienza energetica dell'involucro edilizio, quelle schifezze che mi mettono sulle facciate degli edifici perché così consumano meno e poi dopo gli edifici bruciano, quelle robe lì. E cerco insomma di disseminare un po' queste questioncine, vediamo un po', magari a ripetere le cose magari funziona. Dunque, prevenzione incendi e il cantiere, non parleremo dell'aumento del rischio di incendio che avviene quando c'è un cantiere, perché potremmo stare qua per un paio di settimane. Uno degli ultimi casi che abbiamo visto tutti quanti è l'incendio della cattedrale di Notre Dame, guarda caso c'erano dei lavori in corso, l'inchiesta è ancora in corso, non lo sappiamo se l'incendio sia dovuto ai lavori in corso, ma molto probabilmente sì, se dovesse accettare una scommessa direi che è proprio per questo. Nel nostro mestiere c'è una regolina, c'è stato un incendio? C'erano dei lavori in corso? Sì, l'incendio è dovuto ai lavori in corso. Non c'erano lavori in corso? L'incendio è doloso. Quando sentite la televisione, l'autocombustione, il cortocircuito, sono giornalisti. Oh, ma oltre a questo ce ne sono stati molti altri. A Nanchino, per esempio, recentemente è andato a fuoco un intero grattacielo perché stavano rifacendo, guardate un po', l'impermeabilizzazione, un grande classico. Qual è l'iter dei procedimenti di prevenzione incendi in Italia? Ma essenzialmente il tecnico abilitato, professionista antincendio, viene chiamato all'inizio delle cose per fare il progetto. E normalmente gli si dice: fammi avere il pezzo di carta dei vigili del fuoco, presenta il progetto dei vigili del fuoco, fatelo approvare, poi levati dalle scatole che mi sei costato già troppo.
Dopodiché il progettista ottiene l'approvazione del progetto da parte di Vigili del Fuoco, lo consegna al committente e poi il progettista antincendio sparisce dalla procedura. Il committente fa gli appalti, fa i lavori, fa le cose e il professionista antincendio ritorna alla fine di tutto, dove, qua praticamente, magari dopo mesi, dopo anni che non se ne sente più parlare, viene chiamato al telefono, guarda che domattina dobbiamo aprire, devi venire a farmi le certificazioni e l'asseverazione, possibilmente entro ieri sera. E uno dice, ma insomma io tutta questa parte qua non ho visto nulla, cosa ne so? E questo è un po' un problema, perché per fare le certificazioni di impianti o di strutture, il professionista antincendio magari avrebbe dovuto vedere qualche cosa di quello che veniva costruito. Una novità, insomma, che poi non è più una novità, dal 2011, alla fine, oltre alle certificazioni di strutture portanti o separanti e di impianti antincendio, il tecnico abilitato o professionista antincendio deve fare anche l'asseverazione. L'asseverazione è una specie di dichiarazione in cui il professionista, dopo aver fatto il sopralluogo imposto, dichiara, certifica e firma che le cose che sono state fatte per benino, conformemente alla normativa e tutto quanto. E già, porca miseria, ma se io il cantiere non l'ho seguito, cosa faccio? Arrivo là, mi devo fidare di tutti i documenti, di tutte le certificazioni che mi danno le imprese e gli installatori? Firmo al buio? Non ho visto niente di quello che facevano. E quindi qui abbiamo un certo problemino, per cui vi dico subito che la tesi del mio intervento è che il professionista antincendio deve essere coinvolto anche qua, altrimenti che cosa facciamo? Ci prendiamo in giro. Poi dopo vedremo se è vero. Questi sono un po' i procedimenti di prevenzione incendi. Adesso, per farla un po' breve, perché tanto lo sapete tutti quanti, se siamo soggetti al controllo di Vigili del Fuoco, e questo ce lo dice il DPR 151 del 2011, c'è una lista di attività, no? Soggette o no al controllo di Vigili del Fuoco, a seconda della grandezza questo DPR le divide in tre categorie, meno pericolose, medie e più pericolose, cambia poco. In generale devo presentare un progetto ai Vigili del Fuoco. Alla fine dei lavori c'è la cosiddetta scia, non confondiamo la scia antincendio con la scia comunale. Il ministro, di cui non dirò il nome, che all'epoca aveva detto che sarebbe stata una semplificazione per la prevenzione incendi, aveva detto allora introduciamo la scia anche nel campo della prevenzione incendi, l'ha voluta chiamare nella stessa maniera, un documento che non c'entra niente, per cui spesso si fa confusione, altro che semplificazione. Alla scia va legata l'asseverazione di cui già abbiamo parlato prima, dopodiché i Vigili del Fuoco vengono a fare un sopralluogo e rilasciano, se va bene, se anche nella loro opinione le cose sono state costruite bene, ci rilasciano il certificato di prevenzione incendi o verbale di visita tecnica. Piccola parentesi, il certificato di prevenzione incendi non vale più niente. Il documento valido ai fini dell'autorizzazione antincendio è e resta la scia. Il certificato di prevenzione incendi è solo un documento che ci dice che la scia non è stata revocata a seguito del sopralluogo. Praticamente non vale più niente il certificato di prevenzione incendi. L'asseverazione come è fatto? Allora, ci sono dei moduli ministeriali, stiamo qua a vederli tutti perché sono mille, ma qui ci dice che l'asseveratore deve essere iscritto all'ordine o al collegio professionale. Teniamo distinti tecnici abilitati e professionisti antincendio. Tecnico abilitato è geometra, architetto, perito, ingegnere iscritto all'albo, ok? Professionista antincendio è un tecnico abilitato iscritto che ha fatto anche il corso da 120 ore dai Vigili del Fuoco e ha superato l'esame, cioè è un tecnico abilitato con anche una competenza ufficiale in materia di prevenzione incendi. È un po' più bravo, dovrebbe essere un po' più bravo del tecnico abilitato. Quindi però non si capisce bene perché alla fine di tutto l'asseverazione allora non la debba firmare un professionista antincendio, ma la possa firmare un tecnico abilitato. I maligni dicono perché ci sono delle lobby a Roma, ma questo no, vedremo. L'asseverazione cosa ci dice? Che il tecnico abilitato deve fare un sopralluogo e delle verifiche non bene specificate, ma assevera, e anche questo verbo qua non si capisce che vuole dire, certifica, dichiara, boh, hanno trovato questo verbo nuovo, si vede che piaceva, assevera la conformità delle attività sopraindicate ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, cioè in pratica io firmo che quella attività lì è conforme alle leggi di prevenzione incendi. È una discreta responsabilità, per cui se io firmo un falso è un falso aggravato perché è sostituzione di pubblico ufficiale praticamente.
per cui si finisce in galera a firmare certe cose. I professionisti antincendio, ogni tanto qualcuno si trova davanti ad un magistrato a fare il nostro mestiere, ogni tanto succede. Le certificazioni invece, certificazioni di impianti o di strutture, non le può firmare un tecnico abilitato chiunque, qualsiasi, ma le deve fare un professionista antincendio. Perché? Perché questo sia, quell'altro no? Ma vabbè, intanto questo professionista antincendio, cioè tecnico abilitato che ha fatto il corso ed è iscritto agli elenchi del Ministero dell'Interno. Ai sensi e trattà, dopo aver eseguito i necessari sopralluoghi e verifiche, per prodotti elementi costruttivi, certifica la resistenza al fuoco, che vuol dire? Si estende anche alle unioni, rispettivi dettagli particolari costruttivi, si basa sulle reali caratteristiche riscontrate in opera, numero, posizione, geometria. È una discreta responsabilità firmare una roba del genere. Non è una roba semplice. Una volta che io ho tutte queste dichiarazioni qua, le allego all'asseverazione e posso presentare la scia. Ce ne sono anche molti altri di questi modelli qua, li saltiamo bellamente, un po' perché tardi e un po' perché ce ne sono troppi. Ma se io, professionista antincendio o tecnico abilitato, vengo chiamato all'ultimo momento e in cantiere non ho visto niente, mi viene richiesto di firmare delle certificazioni o addirittura l'asseverazione e io non so assolutamente cosa è stato fatto. Mi spiego. Adesso faremo anche un pochetto di esempi pratici, vi faccio vedere un po' di foto. Se io firmo, come fanno in tanti anche, firmo alla cieca, si può, mi fido di quello che mi hanno dato, mi fido di quello che mi dicono, firmo, poi dopo succede qualche cosa, vengono a chiamare chi ha firmato, quindi l'asseveratore o il certificatore, con anche delle sanzioni civili e penali, arrivano anche alla radiazione dall'albo e anche alla galera. I problemi, quali sono i nostri problemi? I problemi sono con gli intoni antincendio, le vernici antincendio, ignifughe per esempio, le vernici antumescenti che vengono date sulle strutture portanti. Io arrivo alla fine, devo fare l'asseverazione, arrivo e hanno fatto il controsoffitto. E che vedo io? Io vedo un pezzo di carta in cui l'installatore mi dice che lui ha dato 3 cm di intumescente, io però lo devo certificare, cosa vedo io? Devo far tirare giù il controsoffitto? Lastre in cartongesso, che tipo di lastre hanno usato? Pareti in muratura, che muratura è se io arrivo che la vedo intonacata e pitturata? Posso bussare con il ditino come si faceva una volta, posso sentire se è laterizio, se è calcestruzzo armato, ma più di questo, posso sapere che copriferro ho? Sì, adesso ci sono i pacometri. Collari, schiume, serrande, arrivo che sono stati tutti chiusi dentro il controsoffitto, cosa vedo? Materiali isolanti, rivestimenti, classificazioni di reazione al fuoco delle pavimentazioni, ce n'è, quanti ne volete? Sugli impianti antincendio, almeno gli ultimi, di solito, io almeno non so gli altri, ma io li provo, io vado là e io voglio vedere che funzionino e che prestazioni danno. I problemi nostri sono essenzialmente di vari livelli. Quali materiali sono stati scelti per l'allestimento di quell'attività lì? Se sono davvero quelli, a me danno un pezzo di carta, saranno quelli? Normalmente il nome del prodotto, il codice di prodotto, sta nella parte nascosta, quella che è stata incollata sotto o di dietro, non la vedo. Quel materiale è stato installato davvero correttamente come c'è scritto sul rapporto di classificazione? Se non l'ho visto installare, non lo so. È stato installato a parete senza spazi vuoti intercapedini o di dietro c'è 20 cm di aria? Boh. La documentazione che mi danno è esattamente di quel materiale lì, non l'ho visto installare. La corretta installazione, insomma, in pratica, la corretta installazione è la corrispondenza del materiale ai documenti che ci vengono consegnati. I problemi sono di varia natura. Primo di tutto la reazione al fuoco, cioè i materiali che vengono installati, che tipo di reazione al fuoco hanno? In un ambiente come questo è facile. Il pavimento è di pietra, questi sono pilastri di pietra, cosa ci può essere? Sta moquette qua, ecco, via. Le poltroncine su cui siete seduti, che reazione al fuoco hanno? Lasciatemi passare il brutto termine, sono ignifughe? Ma saranno proprio queste qui quelle di quel documento che mi hanno dato? Per cui se io arrivo durante il cantiere e vedo che gli operai mi stanno installando questa lastra di cartongesso qua, io la vedo che è questa, che è in classe A2S1 di 0. Quando mi chiedono di certificarlo, è questa qui, l'ho vista installare. Se io arrivo alla fine, che questo qui è uno studentato universitario a Milano, se arrivo alla fine, quella lastra di cartongesso lì è stata rasata, rasata e pitturata. Io vado lì, posso far toc toc col ditino. Sì, è cartongesso. Che tipo di cartongesso? E che ne so.
Questa è una facciata continua, il giunto strutturale, rigorosamente ILTI, che mi serve per fare da barriera tagliafuoco a pavimento fra la soletta in calcestruzzo e il vetro, quella parte che risulta, è certificato, se andate a leggere bene sul rapporto di classificazione, solo se i vuoti sono riempiti con lana di roccia incombustibile di classe 0. Eccola qua, questa lana di roccia qua. Ma se io arrivo in cantiere e vedo che stanno mettendo la lana di roccia, sono tranquillo. Se arrivo che ormai il giunto è finito, cosa ci ha messo dentro? Boh, mistero. Non va più. Dove devo girare? Girato troppo. Oh, fermi. Come reazione al fuoco i materiali abbiamo avuto, ahi noi, un bruttissimo esempio un paio d'anni fa. A Londra c'era questa torre qua, costruita, questo deve essere prima della ristrutturazione, costruita negli anni 60, una torre abbastanza orribile, in un quartiere che poi era diventato invece Kensington, insomma, diventato piuttosto di moda. Allora l'organismo proprietario, che è una grande organizzazione pubblica, ha deciso di fare una ristrutturazione. E già che c'erano, cosa hanno fatto? L'efficienza energetica dell'involucro edilizio. Chi se ne occupa, mi raccomando, si ricordi che ogni tanto anche noi professionisti antincendio ci abbiamo qualche cosina da dire su queste cose. Che cosa hanno fatto? Hanno preso la torre, brutta era, brutto era anche dopo, e l'hanno ricoperta con dei pannelli d'alluminio e dentro del materiale isolante per migliorare la sua efficienza energetica. La scelta dei materiali è stata fatta in un modo, diciamo, piuttosto garibaldino, per cui il risultato è questo. Ci sono stati 72 morti, 71-72 nel conteggio non è molto chiaro, ma essenzialmente perché il materiale scelto per rivestire interamente tutta quanta la torre era questo pacchetto qua. Oltre al muro esterno, che era quello tradizionale in combustibile, gli hanno messo un bel 150 mm di poliisocianurato, 3 cm di cavità d'aria e un pannello esterno di alluminio con interposto internamente uno strato di 3 mm di polietilene. Il tutto è poi stato sottoposto a prova e brucia soltanto a guardarlo, bruciando oltretutto il poliisocianurato distilla acido cianidrico che, finito nei nostri polmoni, ci rende piuttosto passanti all'aldilà molto velocemente. Questa è, non vi ho parlato dei simbolini che c'erano prima sulla prima slide mia, facciamo parte di tante di quelle associazioni. Una di queste è la CFPA Europe. Fra l'altro, la settimana prossima qua a Bologna c'è la riunione europea della CFPA Europe, che è la Confederazione Europea delle Associazioni di Prevenzione Incendi. Gli inglesi, soprattutto i nostri colleghi inglesi, si sono dati da fare con questo incendio qua e cosa ci dicono? Che durante il processo costruttivo della Torre Grenfell, lo sviluppatore e il costruttore hanno cambiato la scelta dei materiali verso prodotti più economici. Il progettista aveva anche, l'architetto e il consulente avevano anche proposto dei pannelli di un certo tipo e questi hanno detto no, prendiamoli quelli più economici. Quali più economici? Qui stiamo parlando solamente del pannellino esterno, quello d'alluminio ripieno di polietilene, che infatti si chiama PE, con pessime proprietà di reazione al fuoco, probabilmente in classe E, che è la classe ultima residuale, cioè quella delle schifezze, quella che quando bruciano velocemente e rilasciano un sacco di gas tossici. Negli Stati Uniti è vietato in edifici oltre 40 piedi, circa 12 metri, non lo sa nessuno, ma anche in Italia sarebbe vietato negli edifici oltre 40 metri, perché c'è una linea guida del 2013 in Italia sulla sicurezza antincendio delle facciate degli edifici civili. Non lo sa nessuno, non la applica nessuno, ma noi ce l'abbiamo, ce l'avevamo 4 anni prima della Torre Grenfell. Lo stesso produttore produce il Rainbow FR, che vuol dire Fire Resistant. Nei paesi anglosassoni spesso fire resistance si intende sia la resistenza al fuoco che la reazione al fuoco. L'FR è classificato BS1 di 0, quindi diciamo come in classe italiana classe 1, ignifugo, autoestinguente, queste brutte parole da non usare mai, però roba buona. Differenza di costo? 2 sterline al metro quadro. Se avessero installato questo affare qua è probabile, con il senno di poi posso bravi tutti, però è probabile che le conseguenze sarebbero state molto, molto meno rilevanti sulla torre.
Costo totale dell'intervento 57 milioni, del rivestimento 10 milioni, ipotizzando una superficie di 7.000 metri quadri, la differenza era 14.000 sterline. Per risparmiare 14.000 sterline ci siamo fatti 71 morti. Ma noi diremo, sì, ma tanto ste stupidate qua le fanno soltanto in paesi anglosassoni, figuriamoci da noi se mettono su ste schifezze. Come no? Questo qui è una casa vicino a casa mia. La stavano ristrutturando e cosa ci fanno? Ci mettono un bel pannello di poliuretano, spesso quattro dita, sulla facciata esterna della casa. Questo poliuretano qua è stato scelto perché costa poco, è facile da installare e ha un'eccellente capacità di ridurre la trasmittenza termica. Ma qualcuno si è preoccupato delle sue caratteristiche di reazione a fuoco? Secondo me nessuno. E sapete perché? Dov'è? Perché non ci dobbiamo mica limitare soltanto alle facciate, dobbiamo parlare magari anche dei tetti. Questo è un incendio avvenuto in Italia, non vi posso dire dove, ma è avvenuto abbastanza di recente, in cui questo era un edificio commerciale, il tetto era realizzato con uno strato di polistirene espanso, il polistirolo, 8 cm, e sopra due guaine bituminose in sducocene, che è classe E, classe F, cioè basta guardarlo, se vi cade una sigaretta brucia. Il fuoco da dentro ha preso la copertura si è portata in giro tutto l'incendio e bruciato tutto l'edificio. Per cui, ve lo dico qui in anteprima, me l'hanno detto stamattina, sta per uscire una nuova versione del codice di prevenzione incendi, nuova versione del decreto 3 agosto 2015, per cui ci sarà nel capitolino della reazione al fuoco anche delle nuove, finora non previste, i requisiti di reazione al fuoco dei materiali utilizzati in copertura a seguito di questo incendio qua. Ok, questo è quello che dice il codice. Quando vi dicono che il codice, non so se l'avete mai sentito parlare del codice di prevenzione incendi, spero per voi di no, perché sono 400 pagine di una robaccia che se legge là è una roba. Quando leggete, soprattutto nel campo della prevenzione incendi, regolamento recante semplificazione in materia di, mettetevi le mani nei capelli, perché vi sta per venire fuori un casino tremendo. Questo è, secondo loro, una semplificazione, ma vi faccio vedere solamente la parte relativa alla reazione al fuoco. A seconda del profilo di rischio R vita, si cade in un certo livello di prestazione, ma di un livello riguarda tutti i materiali installati nelle vie di esodo, e un altro livello in tutti gli altri locali dell'attività. Un direttore dei lavori, secondo loro, dovrebbe star lì a dire: sto materiale lo posso installare oppure no? Dipende. Sei lungo una via di esodo o no? Allora qui lo puoi mettere, là no, non lo puoi mettere. Me li vedo proprio. Per cui la verifica della reazione al fuoco dei materiali va fatta due volte per ogni compartimento, perché il rischio R vita cambia da compartimento a compartimento. Per cui se siamo in una sala riunioni è un compartimento di un certo tipo. Se siamo lungo le vie di esodo è un'altra cosa ancora, se siamo al bar dove eravamo prima è un altro tipo di compartimento antincendio, per cui qui praticamente dobbiamo già avere sei tipi di diverse reazioni al fuoco dei materiali di allestimento. Non è possibile da applicare una roba del genere. Anche perché tutte le varie classi di reazione al fuoco dei materiali, mobili imbottiti, coperte, copriletti, mobili fissati non agli elementi strutturali, quindi non stiamo parlando solamente di rivestimenti a pavimento, stiamo parlando di un sacco di roba, sipari, trapeggi, tendoni, rivestimenti a soffitto, controsoffitti, pavimentazioni. Qui ci sarà anche una parte, vi anticipo, sulle coperture, sui materiali di copertura. Rivesti appartamento, pavimentazioni sopraelevate, mica finito, eh? Abbiamo tutta una parte sugli isolanti. Chi è che si preoccupa della reazione al fuoco di materiale di isolamento? Qualcuno c'è, ma pochi, eh? Soprattutto chi si occupa dell'isolamento interno ed esterno dei canali di condizionamento. Boh, poi io arrivo, vedo dei canali. Condotti di ventilazione e riscaldamento, cavi elettrici. Insomma, un direttore dei lavori c'ha mille cose da fare, dovrebbe stare lì ad andare a vedere per ognuno di questi elementi che tipo di reazione al fuoco ho, e mica solo una volta sola per tutto l'edificio, no, 6, 8, 10 volte per lo stesso edificio. La chiamano semplificazione. Se io arrivo però durante il cantiere, questo è un negozio fatto a Milano l'anno scorso, io arrivo e trovo che hanno fatto una struttura di sostegno per il marmo di rivestimento e l'intercapedine me l'hanno riempita per benino con lana di roccia. La lana di roccia per definizione classe 0 incombustibile, sono contento,
ma se io arrivo che il marmo è già stato messo su, cosa ne so? Questo è un albergo, i materassi devono essere classificati come reazione al fuoco, ma se io arrivo e vedo che dal camion mi stanno scaricando questi materassi qua, gli dico va bene, poi vado a vedere anche tutti i documenti che mi danno, Ma se io arrivo che ormai tutte le camere sono state fatte, cosa faccio? Tiro via i copriletti e vado a rivoltare il materasso per andare a cercare di vedere che classe di reazione al fuoco c'è? Ma non fermiamoci qui, vi avevo già accennato prima al problema della resistenza al fuoco. Io arrivo e trovo che la struttura portante è stata spruzzata con dell'intumescente, ma se arrivo che il controsoffitto è già stato finito, cosa vedo? In questo caso non è un pendinato Armstrong che magari posso con la scala o il trabattello andare su, sposto, butto dentro la testa, che già comunque sia è un bel problema. In questo caso è un cartongesso fisso, lo vado a segare, a martellare per vedere cosa c'è sopra. Questo è il caso quando io dico che il direttore dei lavori dovrebbe sapere qualcosa di prevenzione incendi. Lo stesso edificio che vi ho fatto vedere prima, quello che aveva il tetto che stava bruciando. Originariamente l'edificio era un tutt'uno, edificio con monopiano, bello grosso, un 6-8 mila metri quadri, pilastri prefabbricati in calcestruzzo armato a forcella, travi in legno lamellare, copertura in lamiera greccata, polistirolo e guaina. Viene l'esigenza di dividerlo in due, gli fanno una parete tagliafuoco qua sotto, in corrispondenza di che cosa? Della trave in legno lamellare. Ah, ma questa parete qui era i 120. Ma cosa era i 120? Se c'è un incendio, questa magari regge, ma la trave in legno, dopo 60 minuti è bruciata, tutto l'incendio mi passa di là. E infatti, questo è stato il risultato, e questo è la mia parete in cartongesso, che poverina è rimasta anche su. Guardate, non è poi ridotta così male, il suo mestiere l'ha fatto, ma l'incendio è passato qui ed è andato dall'altra parte. Questo è il risultato di 20 milioni di euro di imbuttati nel cesso. Perché il direttore di lavori ha detto, devo fare una parete tagliafuoco? Beh, la faccio lì, dai, che così risparmio anche un metro che c'è la trave. Dottore, venga a certificarmi la serranda tagliafuoco, guardi come è stata installata per benino, qui manca un metro, c'è un buso grosso così, la serranda c'è. Quest'altro è un ospedale di Milano, arrivo e porta tagliafuoco, ci passa un bel canale preisolato senza serranda, qui ci ha messo dei mattoni, qui c'è un tubo dell'acqua calda che passa senza collare, qui c'è uno spiffero dove ci passa una mano, dottore certifichi. Poi togliete il controsoffitto, guardate sopra e qui ci passa il mondo, no? Qui c'è il buco che ci si poteva salutare da una parte all'altra. Questo doveva essere Ray 60, Ray 120. Questa è una soletta invece, sempre di un ospedale, dovevano farci passare un tubo, ci hanno fatto una bella trapanata, per fortuna non hanno beccato il ferro della soletta, per cui il ferro l'hanno lasciato lì, e qui c'è il buco. Che resistenza al fuoco c'ha adesso questa soletta qua? Supermercato a Roma, avete chiuso tutti quei buchi col cartongesso? Ma certo, guarda, abbiamo fatto, guarda che bella parete che abbiamo fatto. Buco, buco, buco. Fermo lì. Poi ogni tanto si trova anche qualche cosa fatto bene. Questo è sempre lo stesso negozio di prima, dove io arrivo e mi hanno messo un bel collare rigorosamente ILTI, me l'hanno gessato per benino e non solo, ci mettono anche di fianco l'adesivino che mi dice esattamente che tipo di prodotto è stato installato, quando, da chi. Devo certificare una roba così? Ho già il lavoro fatto. Ogni tanto c'è. Ma se io arrivo durante il cantiere, sempre nello stesso negozio, vedo quali sono le possibili criticità. Questo deve essere un muro resistente al fuoco, arrivo durante il cantiere e vedo che ci hanno fatto dei busi. Infatti perché devono passare con gli impianti. Arrivo alla fine del lavoro, vado a vedere dove c'erano i busi. Qui ci hanno messo delle serrande, qui la porta tagliafuoco l'ha messo, qui hanno messo un bel collare con il suo cartellino e qui gli hanno fatto un cassone. So che cosa devo andare a certificare. Abbiamo poco tempo e quindi passiamo oltre perché vedete, ce ne sono comunque di cose fatte bene, non solo recentemente, questo è un centro commerciale del 2004 in Polonia dove le cose erano state fatte per benino. Ci facciamo bagnare il naso dai polacchi? Ma direi anche di no. Ok, dopodiché, oltre a questo problema qua, c'è anche tutta una parte di sicurezza a sisma. Non la conosce nessuno,
soprattutto i professionisti antincendio, ma esiste una linea guida del 2011 sulla riduzione della vulnerabilità sismica dell'impiantistica antincendio. In tutte le attività soggette al controllo dei vigili del fuoco, questa roba qua andrebbe applicata. Non la applicano, non la conosce nessuno. Non abbiamo tempo, però il problema era quello che diceva anche il nostro collega prima, cioè soprattutto i componenti non strutturali in caso di terremoto possono compromettere la funzionalità degli impianti, in particolare degli impianti antincendio, ma oltretutto anche, qui forse non l'ho messo dopo, un problema di ostruzione delle vie di esodo. Se mi cadono i controsoffitti non mi danneggiano nessun impianto, ma mi vengono a intralciare il percorso di esodo delle persone. Quindi possono esserci danni esterni, in particolare la fornitura idrica se si interrompono le tubazioni, rottura delle testine sprinkler, l'avevamo già detto, e tutta una serie di cose. Per cui questa linea guida prescrive una serie di requisiti che bisogna mantenere a seconda degli impianti, che sono la stabilità, la funzionalità, la ripristinabilità, l'assenza di perdite dei fluidi, che a seconda di quale impianto ho e in che situazione sono, a seconda dell'accelerazione prevista, ricade in una diversa categoria, e quindi viene richiesto, andiamo velocemente, a seconda del tipo di impianto che ho e della categoria in cui sono, vengono richieste determinate caratteristiche, alcune sì e alcune no. Idem come sopra, ce ne sono tantissime di quelle tabelle lì. Vengono dati poi anche delle indicazioni sul posizionamento delle apparecchiature pesanti e l'andamento delle tubazioni, in modo da ridurre il problema essenzialmente degli ondeggiamenti, delle cadute, degli scorrimenti e degli strappi. Non è soltanto una questione di ancoraggi, come ci diceva il nostro collega prima, ma ci sono anche delle questioni ulteriori. Vado a concludere perché sono arrivato a zero. Il direttore dei lavori è incaricato di milioni di attività, deve fare tantissime cose, anche attività non solo tecniche, anche attività amministrative, di conteggi, di contabilità, di robe. Come fa a seguire anche tutte queste mestieri qua? Infatti di solito non le segue. Allora quello che io cerco di dire in questi incontri che facciamo, non è il caso che nel cantiere ci sia un professionista antincendio che faccia un po' l'aiuto del direttore dei lavori per quanto riguarda la prevenzione incendi, che segua un po' queste cose qua? Qual è il problema? Il problema è che se lo mi incaricate di farlo mi devo far pagare io, se no vado al parco a leggere un libro. Ma i vantaggi sono tantissimi, per cui le aziende serie che vogliono risparmiare e avere meno, soprattutto meno riduzione dell'incertezza, questo qua, riduzione dell'incertezza sui tempi e sui costi, queste cose qua le fanno di già. Lo vogliamo introdurre come figura obbligatoria professionale? Probabilmente no, però potremmo anche pensare se non sia il caso di farlo. Grazie, mi sa che ho già sforato un po' il mio tempo. Quindi...